alle candeline e il numero. Hai quasi 50 anni. Ciao, ti presento mia moglie. Ex? Certo, ex. Eva, ti presento mia moglie. Next. Ci saranno degli altri tagli al personale? Siamo tutti appesi a un filo. Poi il mio è più resistente del vostro, ma questo è un altro discorso. Questa Eva si è dimenticata completamente di un passato dove magari aveva una sensibilità diversa. Ma quanto sei stronza, eh? Io e Jerry ci amiamo. Ah! Che bello! Così quando ti paga anche i contributi. Ma vaffanculo, va! Ah, devo far così. Preparati che è tardi! Oggi a scuola non ci vado, voglio finire il pezzo! Dunque, sono Francesca, figlia di Eva, sono una 18enne che suona il synth. Va bene, no! Lo cazzo! Ma quante volte te lo devo dire che tu non devi passare da qui? Parastita! Nel momento in cui ci sono, diciamo, questi giorni di ordinaria follia che la portano verso una specie di spirale di impazzimento, arriva una presenza misteriosa. Quando uno pensa a un bastardo, Giovanni Storti. Aiuto! Presa! Presa! Ma ce l'hai fatta a chiedere aiuto, Anco. Ce l'hai fatta a chiedere aiuto, Ce l'hai fatta! Stavo cadendo io di qua. Ma va a cagare. Cinema. Che sofferenza. Raul Cremona, che fa il nostro direttore. Non è che si deve riprendere proprio tutto, eh? Sono ormai da rottamar. E a nessuno può fregar. Angela è dolce, mi fa piacere. Poi, devo essere sincero, Angela è, secondo me, il talento comico femminile, il più grande talento comico femminile che abbiamo in Italia. Poi, se vuoi che io esca da questo cesso, devi ammettere che sono l'uomo più figo di tutto il reparto bricolage. Angela, mi sono trovato molto bene, penso che sia proprio una brava ragazza. Elio, che fa Gino, mio ex marito. Abbiamo questo finale giocoso, è una canzone scritta da Rocco Tanica che cantiamo tutte noi donne. Guarda quante mani e quanti piedi! Guarda! Il vento sale giù.